L'Inter vince il derby della Madonnina e Spalletti contro sorpassa Gattuso. Buongiorno ragazzi, sono Simoncini Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questa partita di Serie A. Ma prima di cominciare a farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram, Simoncini_giallorosso. Parto col dirvi che la vittoria è meritatissima da parte dell'Inter. Il Milan ha creato troppo poco per poter vincere, ma soprattutto ha concesso, ha regalato un intero tempo ai rivali, e in una partita del genere questi errori si pagano a caro prezzo. Quindi Spalletti adesso torna terzo. Andiamo con ordine. Per me l'allenatore toscano l'ha preparata alla perfezione. La posizione di Vesino, soprattutto nel primo tempo, ha mandato completamente in tilt la retroguardia, ma anche il centrocampo avversario, perché oggi l'Inter pareva che si fosse schierato con il 4, con il 4-3-3, ma invece si schierava con il 4-2-3-1, con Vesino posizione di trequartista, diciamo, a rompere le scatole in fase di impostazione al Milan, perché molto spesso il Milan imposta dal basso. Il primo gol nasce da un'azione perfetta di Vesino e finalizzata sempre dall'uruguaggio dopo un cross di Perisic e una sponda di Lautaro Martinez. Dormita difensiva del Milan, certamente, però comunque Vesino è quel giocatore che magari non è un fenomeno né tatticamente né tecnicamente, però è quel giocatore che si trova sempre al posto giusto nel momento giusto e in certe circostanze diventa veramente fondamentale. Alla fine ha fatto andare l'Inter in Champions lo scorso anno con il gol alla Lazio, ha fatto sognare i tifosi nerazzurri quest'anno con il gol al Tottenham. Oggi ha segnato un gol pesantissimo, forse non vi rendete conto dell'importanza di questo gol in vista della Champions, perché adesso il Milan rischia e si dovrà difendere dagli attacchi di Roma e Lazio, anche l'Inter, ma l'Inter ha un minimo diciamo, di posizione in classe, di punti in più rispetto ai cugini. Come detto, l'Inter crea tanto, Donnarumma viene parecchio impegnato nel primo tempo, si va a riposo solo su 1-0. In apertura di ripresa De Vrij fa un colpo di testa bellissimo e è 2-0 per l'Inter. Partita che sembra morta, ma non lo è assolutamente. Capovolgimento di fronte e di testa, la impatta Bakayoko che batte Handanovic, 2-1. Partita che si infiamma completamente, spinge la curva sud del Milan, che oggi si è sentito tanto, bellissima la coreografia, e però il Milan scusa, l'Inter riesce nuovamente a mantenere bene le distanze. Con un'altra volta si trovano un'altra volta con due gol di scarto grazie al rigore procurato da Politano per fallo di Castillejo, netto netto, nulla da dire a Guida che oggi arbitrava per me molto bene, e trasformato da Lautaro Martinez. Rigore non tirato benissimo, assolutamente a mezza altezza, pure abbastanza centrale, però Donnarumma è rimasto proprio impalato centrale e quindi non ha potuto farci niente. Quando si è buttato, ovviamente era troppo tardi, perché logicamente se scegli di buttarti dopo aver visto il pallone, il rigore non lo puoi prendere, è proprio una statistica quasi certa, a meno che non te lo tira addosso, non te lo tira centrale, ma se scegli di rimanere centrale, se lo tira anche abbastanza angolato, non lo prenderai mai. Il Milan però non muore e la riapre ancora una volta, ragazzi, questa volta con Musacchio. Da valutare la posizione di Piontek, e vediamo un retropassaggio verso Handanovic che non riesce a trattenerla, la palla finisce lì e Musacchio scaraventa il pallone in fondo al sacco. Nel finale viene prima espulso Conti e poi l'espulsione viene revocata dal VAR, giustamente, giallo giusto, era un fallo scomposto, sarebbe stato arancione, però il rosso è assolutamente eccessivo, quindi giusto arbitraggio di guida per me, giusto, il rigore c'è, il rosso non c'era, infatti si è corretto. Il Milan quindi non l'ha preparata benissimo questa partita, mentre Spalletti sì, gli vanno dati i meriti. Oggi l'Inter ha trionfato, forse grazie anche a Spalletti, che allontanerà completamente le voci dell'esonero. Ciao a tutti.